l'importanza che questi nostri giovani non solo si specializzino e diventino persone sempre più preparate. Oggi abbiamo bisogno di conoscenza e di preparazione e di meno improvvisazione, come purtroppo spesso vediamo, ma soprattutto con un'esperienza meno provinciale. L'idea di estendere questo dottorato all'estero e di fare in modo che questi nostri giovani si possano anche cimentare in esperienze internazionali è un fatto estremamente positivo, che io spero che anche in altri dottorati si potrà copiare questa idea piacentina, assolutamente intelligente. Consegna dei diplomi, lancio del tocco e plauso delle autorità. È stata una cerimonia nel segno della tradizione, quella che ha proclamato 14 nuovi dottori di ricerca del sistema agroalimentare. Nella sede della Fondazione di Piacenza e Vigevano, insieme al presidente Giacomo Marazzi, che hanno fatto gli onori di casa, hanno salutato i dottorandi il rettore Lorenzo Ornaghi, l'onorevole Paolo De Castro e il coordinatore AgriSystem Romeo Astorri, al quale abbiamo chiesto quali sono i prossimi obiettivi della scuola. Io credo che innanzitutto sarà nella preparazione di dottori di ricerca o, secondo l'usanza attuale, di PhD, che abbiano una competenza pluridisciplinare, quindi non, pur essendo centrati in un settore, in un'area specifica, giuridica, economica o delle scienze della terra, pur tuttavia conoscano i principi delle altre discipline e siano capaci quindi di interloquire con le competenze che troveranno sia nel mondo universitario che nel mondo della produzione, che sono essenziali, come si è visto anche dalle parole dell'onorevole De Castro oggi, per il futuro del sistema agroalimentare europeo e italiano. Il diploma è un momento importante per i neodottori, che di strada ne hanno già fatta tanta, ma la ricerca per loro non si ferma certo qui. La mia tesi di ricerca si focalizza sul ruolo del design nel contesto del sistema agroalimentare. Ho cominciato 3 anni fa, ma in realtà ho vissuto per più di 2 anni a Manchester, dove sono tuttora. E lì ho avuto modo di approfondire le tematiche di scienze dell'innovazione e capire come la disciplina del design si sviluppa nel contesto delle aziende dell'agroalimentare. I miei casi studio sono stati dei casi nazionali, le grandi aziende del settore, ma anche multinazionali. La mia tesi ha riguardato la selezione genomica, che è un parolone per spiegare la selezione degli animali in un nuovo modo, praticamente basato solo sul DNA, che cioè implica un latte di maggior qualità, più sicuro e a costi inferiori. Per farla ho dovuto fare un po' di giri sia in Italia che all'estero, in Università di Sassari, in Australia a Melbourne e in Uppsala in Svezia. Prospettive future: continuare sicuramente la ricerca per i prossimi 2 anni, sicuramente in Cattolica, poi si vedrà. Praticamente la mia tesi di dottorato si è svolta sui residui di pesticidi negli alimenti, quindi abbiamo analizzato i residui di pesticidi negli alimenti nella regione Lombardia e se questi residui di pesticidi negli alimenti possono avere un impatto sulla salute del consumatore. E fortunatamente abbiamo visto che solo pochi di questi possono avere un impatto dannoso sulla salute del consumatore, quindi possiamo essere contenti che i piani di monitoraggio della regione Lombardia ne fanno un buon uso. Per quanto riguarda le mie prospettive future, io già occupo una posizione di Scientific Project Manager in ILSI Europe, che è un'associazione no profit che si trova a Bruxelles, e questo contatto l'ho avuto tramite il dottorato alla scuola AgriSystem, e quindi adesso sono in pianta stabile a Bruxelles a lavorare come Project Manager. Luce, luce, comine, fortuna!